Oggi andremo a vedere come allestire una tavola per Pasqua. Possiamo decidere di giocare o in cromia o in contrasto. In cromia rimarremo tutte su una determinata nuance e invece col contrasto andremo a giocare con tanti colori. Per la nostra tavola possiamo andare a scegliere anche le posate, che possono essere neutre o eventualmente colorate. Leghiamo la scelta dei bicchieri in base alle nostre posate. Per la nostra tavola colorata andrei subito a scegliere il tessuto, e in questo caso sceglierei un runner molto colorato. Col nostro runner andiamo a scegliere gli elementi colorati per creare proprio il nostro gioco di contrasti. Possiamo scegliere dei piatti molto colorati sul giallo, andare a scegliere eventualmente un contrasto con un bicchiere che riprenda il colore del nostro runner. E andiamo a scegliere anche delle posate. Oggi abbiamo provato ad allestire due tavole pasquali, una in cromia con degli elementi leggeri di rosa e siamo andati ad arricchirli con dei piccoli elementi pasquali, e l'altra invece a contrasto, quindi siamo andati a giocare sui toni del giallo, del blu e dell'arancio.